365 giorni intensi che hanno lasciato una traccia indelebile tra le pagine della storia, il 2010 si apre in Vaticano con la Santa Messa che Benedetto XVI presiede nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, 43esima giornata mondiale della pace. Il Papa invita tutti ad abbandonare la via della violenza per costruire un mondo più degno dell'uomo. Purtroppo l'icona della Madre di Dio tenerezza trova il suo tragico contrario nelle dolorose immagini di tanti bambini e delle loro madri in balia di guerre e violenze, profughi, rifugiati, migranti forzati. Incontrando l'11 gennaio i membri del corpo diplomatico e accreditato presso la Santa Sede, il Pontefice enumera le questioni che tengono in scacco il mondo, dalla crisi economica al proliferare delle armi nucleari, dal fenomeno del terrorismo a quello dell'immigrazione, dalla difesa dei cristiani perseguitati a quella delle radici cristiane dell'Europa. Appena due giorni dopo la terra trema ad Haiti seminando morte e distruzione, Benedetto XVI mercoledì all'udienza generale lancia un appello alla solidarietà invitando il mondo a non girare le spalle al paese più povero dell'intero continente americano. Il 17 gennaio, nella giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei, il Papa visita la sinagoga di Roma ribadendo il cammino irrevocabile di amicizia tra le due comunità chiamate a testimoniare insieme l'unico Dio. L'anno europeo per la lotta alla povertà offre a Benedetto XVI l'occasione per incontrare quanti popolano il centro della Caritas diocesana di Roma alla stazione Termini. Il 14 febbraio il Papa ricorda così che nei poveri la Chiesa riconosce il volto di Gesù. Nella fitta rete degli eventi del 2010 trova purtroppo posto anche la vicenda degli abusi commessi su minori da alcuni sacerdoti. Il 16 febbraio il pontefice riceve i vescovi irlandesi travolti dallo scandalo e ricorda loro che tali fatti non solo sono un crimine abominevole, ma anche un grave peccato che offende Dio e ferisce la dignità della persona umana creata a sua immagine. Nel periodo quaresimale verrà poi pubblicata una lettera pastorale del Papa ai cattolici irlandesi, dove viene espressa vergogna per la caduto e proposto un cammino di guarigione, di rinnovamento e di riparazione. Il 14 marzo il pontefice visita la Chiesa Luterana di Roma e ricorda che non si può essere cristiani senza comunità e che se ancora manca l'unità c'è tuttavia da sperare, da proseguire la strada dell'ecumenismo guardando a Cristo. Il volto di Cristo morto e risorto per il futuro dell'uomo si mostra la mattina di Pasqua soprattutto a quegli uomini che soffrono. Nell'Urbi et Orbi del 4 aprile Benedetto XVI rivolge il proprio pensiero al Medio Oriente, all'Iraq e al Pakistan, ai paesi latinoamericani e dei Caraibi e a quelli dell'Africa, denunciando ingiustizie economiche, narcotraffico e persecuzioni. Il 16 maggio Piazza San Pietro è piena di affetto per il successore di Pietro, 200.000 pellegrini infatti aderiscono all'invito della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali ad una manifestazione di solidarietà al pontefice. Benedetto XVI ringrazia per la vicinanza e chiede di servire Dio con radicalità e coerenza. Come ogni anno, tante sono le personalità che percorrono i corridoi del Palazzo Apostolico. Il 10 giugno il Papa riceve in udienza il premier spagnolo Rodríguez Zapatero e con lui parla di crisi economica, libertà religiosa e rispetto della vita. Il Medio Oriente e la situazione dei cristiani in varie parti del mondo sono invece al centro dell'incontro tra Benedetto XVI e il presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy l'8 ottobre. L'11 giugno migliaia di sacerdoti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento in Piazza San Pietro per la fine dell'anno sacerdotale. Il Papa tocca i punti nevralgici della vocazione al sacerdozio, soffermandosi ancora una volta sulla ferita provocata dalla pedofilia all'interno della Chiesa. Preghiamo il Signore perché ci aiuti di renderci liberi dai scandali secondari, perché renda presente il grande scandalo della nostra fede, la fiducia, la forza della nostra vita che si fonda in Dio e in Cristo Gesù. Dal 7 luglio fino al 30 settembre il Papa resta a Castel Gandolfo senza ulteriori trasferimenti. Le giornate scorrono scandite dalla preghiera, dallo studio e da qualche incontro pubblico. Il 4 agosto migliaia di giovani ministranti di tutta Europa a Roma per il loro 10° pellegrinaggio partecipano all'udienza generale contribuendo a creare un clima di festa. Dobbiamo avere una grande venerazione verso l'Eucaristia, dice il Papa, un bene prezioso, pane della vita. Il 10 ottobre il pontefice apre solennemente il Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente sul tema della comunione e testimonianza. Ma quello di vivere dignitosamente nella propria patria è anzitutto un diritto umano fondamentale.
Perciò occorre favorire condizioni di pace e di giustizia indispensabili per uno sviluppo armonioso di tutti gli abitanti della regione. Tre settimane dense durante le quali i padri sinodali si confrontano su speranze e attese di questa regione martoriata dalla violenza. Durante l'intero anno tante sono le occasioni per accendere i riflettori sulla difficile situazione dei cristiani in Asia. Il 28 febbraio all'Angelus Benedetto XVI aveva levato un accorato appello per la sicurezza dei cristiani in Iraq, parole che verranno ribadite all'Angelus del 1 novembre dopo l'attentato lanciato a Baghdad contro la cattedrale siro-cattolica. I timori per le sorti della minoranza religiosa si proietteranno anche in Pakistan, con l'appello lanciato il 17 novembre per Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia. Chiudendo l'Assise, il 24 ottobre il Papa ricorda che la pace è possibile e che non bisogna mai arrendersi alla sua assenza. Proprio durante i giorni del Sinodo viene ufficializzata la creazione di un nuovo dicastero vaticano per la nuova evangelizzazione, con il motu proprio del 12 ottobre. Domenica 17 ottobre la Chiesa festeggia 6 nuovi santi canonizzati da Benedetto XVI in Piazza San Pietro, un clima di festa che si respira anche il 30 quando il Papa incontra i giovani dell'Azione Cattolica. Abbiate il coraggio, li esorta il Pontefice, di non lasciare nessun ambito privo di Gesù. L'11 novembre viene pubblicata l'esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini, che raccoglie riflessioni e le proposte del Sinodo dei Vescovi svoltosi in Vaticano nell'ottobre 2008 sul tema «La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa». Nel documento il Pontefice invita a riscoprire la centralità della parola di Dio nella vita personale della Chiesa e sottolinea l'urgenza e la bellezza di annunciarla per la salvezza dell'umanità. Il giorno seguente, Benedetto XVI incontra i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani a 50 anni dalla sua costituzione. L'unità dei cristiani, ricorda, non la facciamo noi, ma la fa Dio. Il 20 novembre Benedetto XVI crea 24 cardinali ai quali rammenta che il loro essere singolari e preziosi collaboratori del successore di Pietro non è il coronamento di una propria ambizione, bensì un atto di umiltà e di servizio a Cristo e alla Chiesa. Il 23 la sala stampa vaticana si affolla per la presentazione del volume Luce del mondo, il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi, una conversazione del Santo Padre Benedetto XVI con Peter Seewald. Frutto di una settimana di conversazione tra il Papa e il giornalista tedesco, il libro affronta temi di grande attualità, la diffusione dell'AIDS, la questione dei divorziati e risposati, il dialogo con l'Islam, l'ecumenismo. Thank you.